Hola, io sono Marcus Crowe e signore e signori, bentornati su Terrarione Nazionale. Lo so, oggi sarebbe dovuto uscire la Steamcraft, ma ho deciso di non farla uscire perché ogni volta che c'avevo la live usciva la Steamcraft il giorno dopo e quindi non potevo fare la live sulla Steamcraft. Visto che la Steamcraft mi richiede un sacco di lavoro e comunque abbiamo fatto già delle live su Terraria, ho deciso di portarvi oggi Terraria e domani la Steamcraft che avrà in più le migliorie fatte in live, quindi wow, senza spoiler, insomma. È un bel ragionamento, ma se non vi piace, fatela prenda bene. Guys, dall'ultima puntata ci servivano dei soldi e quest'oggi posso andarvi a dire che ho 2 monete di platino. Come hai fatto, Marcus Crona? Sei un fucking cheater. Ti odio e non voglio più avere la barba. Allora, innanzitutto, piano con le affermazioni. Non voglio avere la barba, è un'affermazione forte. Secondo passo a spiegarvi come ho fatto. Vi ricordate la farmina mobida che avevamo fatto nell'ottimo Ciccio Ciccio, nell'ottimo dungeon? Beh, l'abbiamo leggermente. Aspettate, non mi vedete, non c'è una luce. Leggermente modificata. Così, signori. Vi ricordate che qui c'era il Ciccio Ciccio? Ora, di qua c'è tanta fucking lava. Come mai c'è tutta questa lava? Perché abbiamo fatto questo oggetto qui che si chiama Ultimate Liquid Manipulator e con questo cosetto meraviglioso posso scegliere di avere infiniti secchiali di oni, quindi di miele, infiniti secchiali di lava, infiniti secchiali di acqua e in più posso avere una spugna che toglie tutti i fucking liquidi. Esatto. Quindi di qua i nostri amici non spawnano. Qua che cosa abbiamo? Abbiamo un Oik System, signori. Mi hanno spiegato poi tutti quanti che una volta arrivato in hard mode il meccanico venderà le conveyor belt e quindi diventerà totalmente inutile. Ma io ho voluto farlo perché odio in Terraria non avere soldini. Quindi mettiamoci l'armatura, questa qui. Andiamo a prendere oppela il minion. Voilà e voilà. E in più vi faccio vedere. O forse già ve l'avevo fatto vedere, non mi ricordo se l'avevamo fatto in camera, che nell'ultima puntata abbiamo ucciso il boss ufoso. Mi ha dato questo qui. Ah no, l'ho fatto in expert, l'ho ucciso in expert. Questo ciccio è un robottino, eccolo qui, che spara questo raggio e non viene contato come ciccio dei minion. Quindi, signori, che spettacolo. Ora, attiviamo questa farm. Guardate qui. Ora vedrete questi scomparire e vedrete dei soldi arrivare al sottoscritto. Io mi ancoro qui, prendo la Battle Potion, prendo la Super Battle Potion, quella della guerra mondata, e andiamo a vedere se c'ho per caso il nostro Ciccio Ciccio e ci dice quanti nemici ci stanno e anche che ore sono. Sono le 3 di mattino, prima c'erano 3 nemici, adesso stanno piano piano aumentando, guys. Vediamo un po'. Vedete? I nostri minion uccidono i mostri e questo Oik System, queste cose che ho smartellato, a cui ci ho messo degli activator, se volete ve lo spiego, fanno sì che tutto quello che stia qui, tranne non so perché le jelly, tutto quello che sta qui, mi viene automaticamente portato da sinistra verso destra e mi finisce addosso. Ora abbasso un pochino il volume dei mostri. Già stai al minimissimo, perché ragazzi è una figata pazzesca. Io mi posso mettere qui e per 7 minuti mi faccio una moneta minimo, cioè più o meno una moneta di platino. Guardate qua. Signori, già stiamo a un gold. Così, fatto. Siamo a un gold e 10, un gold e 13, un gold e 14-15. Vedete? In più, vi ricordo che io ho il mio amico Fatina, questa qui, magica, ok? Che posso evocare quando mi pare. Non so perché non me la fa evocare. Evocamela, eccola qua. Posso andare a vendere le cose che ottengo, tipo ad esempio, mo non vi faccio ancora notte, le bonne, non ci faccio più niente, le vendo, queste qui sono importantissime col cacchio. Posso vendere questo Dark Steel Core, posso vendere anche i dungeon ciccio ciccio che ce ne ho davvero davvero tanti e quindi non mi interessano più. Alla fine della fiera, ecco questo qui 90 silver, lo vendo, chi se ne frega, questo qui 2 silver, lo vendo, anche questo. Alla fine della fiera avremo un totale di un platino per ogni volta che facciamo questo sistema in più. Visto che sono sicuro che alcuni di voi non conoscono i meccanismi terrariosi, abbiamo la statua cuore che ogni tanto mi droppa un cuore, ma soltanto se vengo ferito. E sto immerso nell'Oney, quindi ho anche il buff della rigenerazione della vita. Guys, tra l'altro, se non sbaglio, abbiamo fatto in live questo che mi è stato suggerito da dei ragazzi che hanno già giocato alla Thorium Mod, che è un filatterio che gli dà
un 10% di danno in più ai nostri amici minion. Quindi andiamo alla grande. Ora vedete che sto prendendo danno, no? Ok, perché? Perché i miei amici si sono fossilizzati su dei nemici laggiù. Ma guardate, sto rigenerandomi molto velocemente. Arrivano i cuori, ok? Ecco qua i cuori. Io ho l'anello della rigenerazione, ho il miele. Signori, qui non c'è trippa per gatti. Nessuno di questi mob può uccidermi attualmente. E io invece posso lottarmi tutto, tutto, tutto quanto. Arriva questo, non mi fa assolutamente niente. Deve soltanto aspettare che uno dei miei minion vada ad ucciderlo. E niente, volevo farvelo vedere perché è fighissimo. Vi posso fare una piccola spiegazioncina molto veloce. Prendiamo questo, andiamo a zoomare di nuovo. Mi dispiace che magari a qualcuno non interessa. Activator e un timer, ok? Il timer, queste qui le devo togliere, soltanto che sono uno sprecone. Il timer qui attiva tutti quei spigoli e piano piano tutti gli oggetti giungono a noi, signori. Ora mi faccio la mia monetina e ci vediamo a frappè. Guys, me ne sono andato prima perché effettivamente volevo soltanto farvelo vedere e noi le monetozze già ce le abbiamo. E adesso, signori, è giunto il momento di parlare. Allora, innanzitutto io volevo ringraziarvi, come al solito, per chi supporta questo canale. Ah, fermi, era comparso un messaggio in chat, era arrivato un trader del dungeon. Come mai non era arrivato prima? Non ne ho la più pallida idea. Tu chi sei? Vanilla Materials. Questo qui è... questo vende l'Hellstone. Oh! Molto, molto bene. Questo vende l'Hellstone. Questo qui è... quello, la classe healer. Però da qualche parte ci dovrebbe essere il tizio nuovo. Andiamo a vedere. Regà, sono tantissimi. Sono tantissimi. Dove stai? Dov'è? Aiuto. Sono tantissimi. Non riuscirò mai a trovarlo col mio disturbo dell'attenzione gigantesco. Ragazzi, voi lo vedete, scusate. No, seriamente. Chi sei tu? Aha. D'accordo, quello del ghiaccio. Ma non c'è. Dov'è quello del... che brutto che sei, tu sei vanilla, io lo so. Lo sapevo che era vanilla. Lo sai. Guys, dov'è? Vediamo se è questo qui seduto. Platun. Platun Velata Nicto. È lui. Allora, vende la candela. Interessante. Vende i libri. Vende le spike. Vende le golden key. E vabbè, niente di interessante. Speravo qualcosa di meglio. Ma secondo me quando andremo in hard mode... ci darà qualcosina di meglio. Allora, stavo dicendo, grazie del supporto che date a questa serie, una delle poche in Italia. Io penso che in Italia siamo io e Gmet a portare Terraria moddato, e volevo ringraziarvi tantissimo della partecipazione in live, ragazzi, perché nell'ultima live terrariosa eravate in più di 1000 su Terraria e non era un record, cioè nel senso non un record, scusatemi, eravamo i primi nel mondo su Terraria, che è bellissimo perché magari c'è speranza su Twitch, c'è speranza anche su YouTube di non vedere sempre i stessi titoli, che non c'è niente di male se uno vuole giocare a che cacchio ne so, a Fortnite, a LoL, a FIFA, a tutte queste cose, ma è anche bello giocare giochi belli, anche se sono un pochino più vecchi, perché Terraria è vecchissimo, ma continuano ad aggiornarlo. A proposito di aggiornamento, arrivati a questo punto, se fossimo nel vanilla e fossimo quando ho iniziato io nella 1. No, neanche nella 0.9, non lo so. Non c'era nient'altro da fare. Terraria finiva qui. Cioè, avevi battuto Skeletron, avevi preso il dungeon, avevi preso nuove la Masamune, la spadina. Ti eri fatto probabilmente la spadetta laser, con quella lì e col meteorite. E poi andavi a battere il Wall of Flesh. E questa è la spettacolarità di questo gioco, questa è la meravigliosità di questo gioco. Quando hanno introdotto il Wall of Flesh, cioè dopo aver introdotto il Wall of Flesh, hanno deciso di introdurre l'Hard Mode. Quindi, signori, noi oggi andiamo a prepararci e a battere il Wall of Flesh. Il Wall of Flesh è un boss strano, cioè davvero per me chi l'ha pensato è un genio, che ti permette di arrivare a modificare il mondo, cioè il mondo di gioco per come lo conosci cambia, si evolve, diventano più forti i mostri, ci saranno nuovi boss per chi non conoscesse Terraria Vanilla, e in più con il moddato ci aspetta tantissima roba, di cui molta roba super OP e che ci piace. Quindi mi sto dirigendo nell'ottimo. Credo che questo qui sia l'inferno. Esatto, I think. Credo sia diretto. Si chiami inferno perché questo qui è l'underworld, oggettivamente. Diciamo che è il Nether di Minecraft. E andremo
Ah, intanto che scendiamo possiamo utilizzare questo. No, voglio buttare questa roba qui dentro, ecco. Andremo a utilizzare lo Sky Bridge Builder, perché lo Sky Bridge, sebbene si chiama Sky, non necessita, cioè non dobbiamo farlo necessariamente nel cielo, I think. Quindi andiamo a vedere un pochino. Non mi dice niente di che. Ok, ci siamo quasi. Un po'. Ah, siamo arrivati all'inferno. C'è un po' di ritardo il nostro amico. Ah, io! Oh! Che cazzo è successo? Chi è che mi ha spinto nella lava? Ma che dolore! Ma che dolore mi fai? Scusami, togliamo un attimo il dito da qua e ci mettiamo l'equipaggiamento per il bardo. Perché il bardo? Perché nelle Hell ci sono ogni tanto dei demoni che hanno una bambolina. E noi quella bambolina non vogliamo che cada nella lava. Non adesso, ti prego, non adesso. Quindi andiamo a prendere il nostro Sky Bridge, andiamo a fare una cosa tipo così. Ed ecco qua il nostro ponte per Terabithia, no, il nostro passaggio. Perché il Wall of Flesh è un mostro che non è un'entità in sé per sé, ma è un. Oh, è vero, è vero, è vero, è vero. Questo blocco brucia, quindi devo prendermi questo. Eccoci qua. E ritorniamo a essere un pochino bardo, equipaggiando questo, che è un Dig Faster, fantastico, meraviglioso. E queste cosine qui. Ok, adesso siamo un bardo a tutti gli effetti. Aspetta, devo togliere questo. Dove stai? Devo togliere questo? No, non si toglie. Per favore, togliti. Grazie, grazie, piccolo mio. Ok, e devo riequipaggiare il mio flauto. Vedete questo demone? Te ne vai a fare Ingul. Ok, guys, ci serve da costruire. Non dovrebbe più bruciarmi questo blocco, grazie a quel coso. Come potete vedere, scavo molto, molto più velocemente. E mi sono fatto il piccone, questo qui di Hell, che per ora è meglio del moddato. Ebbene sì, è meglio del moddato. E ci andiamo a fare un percorsino in orizzontale perché vi spiegavo appunto che il nostro amico. Accidenti, accidentaccio, come faccio? Faccio qui, liberiamo questa lava. Scendiamo. Oh, a merda, vieni qua. Che bello che sei. Ok, liberiamo questa lavetta e poi rifacciamo una cosina del genere. No, dai, non mi picchiate però. Io sto cercando di lavorare. Dove sei? Eccolo qua. L'ha distrutto! Che cazzo di critico gli ha fatto? Oh! Però questa qui magari me la rimetto, va? Così mi rigenero un pochino. La lavola ancora sgorga a fiumi. Serve più lava, mio signore. Ok, intanto c'è qualcuno che mi picchia, non so chi è. Io ho dei problemi con la lava, sia in Minecraft che. Ecco chi è che mi picchia, è quel figlio di puttana. Io lo odio quel coniglio. È il coniglio Pasquale. No, non è il coniglio Pasquale. Facciamo. Così. Oh, paura, paura. Via, sciò, 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 sciò. Ok, sarà un po' dura. Quindi mi sa che me la faccio per cacchietti miei, sennò qui ci mettiamo 700 anni. Però anche. È pur vero che io spero che. No, 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 è meglio, meglio, meglio evitare. Meglio evitare, meglio evitare. C'ho paura che magari mi si evoca che non ho fatto la piattaforma e faccio una figura di merda. E non vogliamo figure di merda. Guys, è giunto il momento. Ho appunto preso la bambolina voodoo del nostro povero amico Guida. Si chiama Guida, non mi ricordo come si chiama. È un'emozione rifarlo dopo tanto tempo. Davvero, è una super emozione. Ho creato questa piattaforma più in alto di dove l'avevamo fatta prima. Spero che basti. Credo di sì. Andremo a sconfiggere il Wall of Flesh con il nostro bardo. Mi picchiano, brutti strunz. Muori, muori, figlio della merda. Ok, quindi ho messo la nostra. E senza pozze, nel senso che non voglio fare pozze. Vediamo come va, ok? Poi al massimo decidiamo di farla anche una volta con il summon. Però per adesso voglio provare con il mio amico bardo. Ho equipaggiato la riduzione alla difesa, questo è soggetto expert. I due buff del bardo, la rigenerazione e il PA veloce, perché ci serve essere veloci. Andiamo a mettere questo qui a questo punto. Yes, così. Ragazzi, mamma mia, emozionatissimo, davvero. 3, 2, 1, lo buttiamo. E viene evocato il Wall of Flesh. Ora vado a mettervi la visuale, questa qui. Ed eccolo qua, il Wallino. Il nostro amico Wallino. Un mostro temibilissimo all'epoca. 8.000 punti ferita in tutta la sua bruttezza. Ok. Non credo che per ora ci siano delle difficoltà. Vi ricordo. Aio, mi spari.
Al bastardo, mi spari, che fai? Io vi ricordo che il nostro ciccio ciccio, chissà perché mi dà due barre della cosa. E non può essere sorpassato. Cioè, se vi sorpassa dovrebbe instant killarti. Quindi, ragazzi, stiamo attenti. Qui c'è sta sto pipistrello di merda. Non mi ricordavo che tirasse le scracchie. Ok. Per adesso stiamo ancora sparando ai cicci cicci. A questi braccetti brutti e schifosi. Effettivamente fanno abbastanza cagare. Gli stiamo infliggendo danni. Allora, vi ricordo che abbiamo questo ciccio che fa danno. Anche danno continuato, oltre al danno iniziale, quindi very good. Lì c'è un po' di ispirazione. Come mi avete consigliato, io lascio ricaricare l'ispirazione. Dovremmo aver finito i mini mostri. No, ce n'è ancora uno. Brutto stronzo. Vieni qui. E adesso, signori, si va a sparare direttamente sul faccione del ciccio, che inizia a subire danno. Ragazzi, è un pippone. È un super mega pippone. Oh, yes. Guardate quanto gli faccio quando... Sbram, bam, 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 bam. Oh, vogliamo provare? Ma sì, ma chi se ne frega, ma cambiamo. A noi ci piace così. Ci mettiamo questa al posto di questa, questa al posto di questo. E andiamo a evocare le nostre cicce cicce. Vai, vai. Mortacci, lo distruggono! Lo distruggono! No, vabbè, quanto è forte la classe Salmon, raga. Guardate che cazzo di... Aspetta, aspetta, aspetta. Mi bevo pure una pozioncina. Lo so che si può bere con B. Lo so. E evochiamo pure questo. Oddio, cacchio. Lo distruggono. Vai, vai, sparagli, sparagli. Oh mio Dio, l'hanno strumato. Non ci posso credere. Non ci posso credere. Così forti sono quei cosi. Ok, d'accordo. Riandiamo a zoomicchiare. Per vedere dopo che si toglie sto schifo. Perché qui dentro c'è il loot. Il ninja emblem. E il bardo. Il 15% di damage in più. Più ovviamente il pawn hammer, che ci serve per rompere i demon altar e far venire i nuovi materiali nel mondo. In più ci ha dato degli shadow lockbox. Ok, che questi qui dobbiamo sbloccarli. Per ora non ci ha dato altro, I think. Andiamo a vedere se per caso... No, qui, entriamo qui dentro. Se c'è dell'altro... C'è il Violent Sorcerer. Magic Damage. Minchia quanti me ne ha dati. Ottimo. Ottimo, ottimo, ottimo. Allora, questa struttura serve per non far cadere il tuo loot nella lava, perché se no ti romperebbe... Cioè, ti darebbe un pochino fastidio. Ragazzi, adesso è cambiato il mondo. È totalmente cambiato. Andiamo a vedere... Cosa succede? Perché, signore e signori, si entra in hard mode. Oh my god, non vedevo l'ora. Non vedevo davvero l'ora. Andiamo a dare un'occhiata. Credo che questa qui sia diventata Halo. Non vedevo l'ora. Qui c'è ancora giungla, qui c'è ancora giungla. Qui c'è corruption. Andiamo a dare fare una piccola esplorazioncina, ok? Let's go. Ah, la nuvola arrabbiata. Guardate quanto è più forte. Cioè, questo sembra un mini boss. Minchia. Andiamo a metterci questa. Ma chissà che ci si può fare con questa. Dove sei? Bard Class. Eccola qua. No, mi fai vedere le resipe, grazie. Sì. Che cos'è sta roba? Posso unirle. Mamma mia. Posso unirli. Posso unirla nel Tinker Workshop e ottenere un ciccio importante. Che però... Ah no, questo. Questo qui fa 10 più 5 playing speed. Wild instrument, attack now, attend. Ok. If attack ready homes... Va più veloce. Ragazzi, che cacchio di spettacolo. Sacrifichiamo però il 5% di danno. Chi stiamo attaccando? Dove sono i miei... Con chi ce l'ha... C'era un fantasma? Boss della notte. Cioè, boss della notte. Minion della notte. Molto, 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 molto. Cioè, è tutto più forte, ragazzi. È tutto più forte. Vediamo se becchiamo anche i cosi della corruption più... e questa è l'allo. Signori, vi presento il nuovo bioma. Incantato. Con uno spread pazzesco. Questo coso spread in maniera incredibile. Qui abbiamo già il primo mostriciattolo schifoso. Chi è? Ah, questi sono occhi della notte, che sono più forti adesso. Dovrebbero... mio Dio, che cosa sei? Che paura! Le pixie! Vieni qui!
Oh yes! No, la pixie dust mi serve! È mia! È mia, me la merito io! Che spettacolo, signori e signori! Che spettacolo questo gioco! Oh yes! E adesso abbiamo un sacco di boss da battere, andiamo a vederli. Dovrei avere un tasticino morbido morbido, che era Z. Oddio! Ok, vado su un'ape. Cos'è questo? Mi stanno spaccando. Werewolf? Volante? Scusami? What the fuck? Va bene. Questi ci sparano, andiamo a picchiarli. Guardate quanti danni tolgono, regà. Guardate quanti cazzo di danni tolgono. Wow. Wow. E qui diventa l'Halo innevata. Ora, tutti i mostri di tutti i biomi sono cambiati, ragazzotti. Io che cacchio ve lo dico a fa, perché molti di voi lo conosceranno sicuramente. Come tolgo questa? Ok. Quindi, nella giungla ci saranno mostri più forti, addirittura nel dungeon ci saranno mostri più forti, ci saranno i fantasmi, gli ectoplasmi e tutto quanto. Questo mi rende immune allo slow. Qui ho della Feral Fur, cioè ho della pelliccia, d'accordo, d'accordissimo. Questo che cos'è? Il Molten Residue. Dark Spirit in a dark place bring forth ruin. D'accordissimo. Cioè, una marea. Una marea. Una marea di carne al fuoco. E io non vedo l'ora di esplorarla tutta insieme. A voi, ovviamente, datemi consigli sulla progressione. Però, davvero, io devo ritrovare il tasto per aprire. L era L. Eccola qua, ragazzi. Guardate i boss che ci abbiamo: Clown, Boreal Strike, Frost Legion, Pirate Invasion. Conyx, The Fallen B, credo sia Beholder, non lo so, The Twin, The Destroyer, The Skeletron Prime, The Leech, The Plantera. Guardate questa roba che è tutta dell'evento Pumpkins, il Golem, The Forgotten, The March of Madness, The Crystal King. Una marea di roba! Una marea di roba. E tra l'altro è qui che non so se dobbiamo salutare la classe Bardo, perché ci sono alcuni sostenitori che dicono che il Bardo va bene soltanto in normal mode. Ed altri invece che dicono che cosa sei? Un altro lupo mannaro, portacci tu, togliti bestia. Che dicono che invece va bene ancora. Io devo dire che con la Summon mi trovo estremamente bene. Abbiamo battuto il Wall of Flash qua. Davvero in maniera facilissima. Ho trovato una cosa strana mentre scendevo nel coso. Andiamo ad aprirla. Lava Charm. Ring of Unity. What the fuck is this? Davvero? Ruby Ring e 6 monete d'oro. Ma che figata! Scarlet Chest. Nei Red Brick, ma bellissimi siete! Siete fantasticissimi. Quanto adoro andare all'esplorazione e trovare cose proprio come. No, no, dai, non mi dire che qui è arrivato l'Hallo, perché sì, è arrivato l'Hallo. Accidenti, i Crystal Shard. Qui bisognerà fare una bella divisione con gli elevator, altrimenti succede un casotto incredibile. Guarda qui, bastardo, ha fatto la diagonale di merda. Lo so, lo so, lo so. Venite in live che mi date una mano, per questa cosa. Invece noi adesso, signori, andiamo a battercene un altro. In realtà c'è un oggetto che ti permette di summonarli tutti quanti, i boss pre-hard mod. Non so se voglio farlo, ho paura. Ho molta paura. Ok, guys, andiamoci a fare un altro! Oh yes! E vediamo un po' come si comportano i nostri amici anche con i braccetti. Secondo me li sfondano. Oh, ah, vanno direttamente da lui! Oh! Vanno direttamente da lui! Vai, vai! Vai, Ciccio, prendi, prendi! Vieni qui, avvicinati, avvicinati! Oh, mamma mia, lo stanno sdelenando! Ragazzi, lo sfondano! Io davvero. Col bardo gli stavo facendo quei mille ogni tot secondi. No, invece questo guarda. Madonnina santissima, lo stanno distruggendo. Andiamo a vedere se c'è qualcosa di interessante. Oppela. Allora, abbiamo preso il fucile. E vabbè. Un altro martellozzo. E vabbè. E basta. Solo sta robetta qua c'era. Ma sei un figlio. Non mi hai dato un cazzo di niente. Prima mi hai dato tre di questi e non mi dai niente. Ragazzi, non mi ha dato niente. Mi ha dato il fucile. Questo qui ha tre colpi. Bene, ma non benissimo. Vuoto proprio. Dai, sono talmente rosicato che ne ho evocato un altro. L'ho ucciso. E ci ha dato il ninja.
Ok, allora fermi tutti. Il Lynch Emblem va bene. Il Wild Sorcerer. Ok, già ce l'avamo. Il Bardo già ce l'avamo. Questo io volevo. Questo. Loot everything. Ragazzi, per le farm questo è il futuro. È davvero il futuro perché togliamo un attimo sto gingillo. Non me lo fa mettere qui dentro. Perché non me lo fa mettere qui dentro? Ah, basta che ce l'ho. Basta che lo tengo in mano, mi prende tutto il loot. In una. Cioè, è potentissimo. Guardate i soldi da dove arrivano. Non si sa da dove stanno arrivando. Non si sa da dove stanno arrivando. Guardate la roba. Arriva tutto. Cuori. Uno scaffale arriva. Un dipinto. Cioè, sta arrivando qualsiasi cosa. Quindi, per le farm, questo è wow. È da paura. È davvero da paura. Pensavo fosse un oggetto. E invece no. E invece va semplicemente tenuto in mano. Ogni tanto, quando metto pausa, non mi. Ok. Va semplicemente tenuto in mano e guardate i soldi che arrivano copiosi da non si sa. Oh, questo è un mostro nuovo. Bello. Bello, cazzo. E quello l'hanno sdrumato. Guardate, guardate, guardate. Brum. Che cazzo sei? Che figata. Tra l'altro ho scoperto che con questi qui ci si può fare della roba fighissima. E un Draconic Magma Staff per la summon. Però ci serve il Souls of Night. Che se non sbaglio quello della Knight te lo dà l'occhio barugato, no? Quello è Souls of View. Non lo so. Ci stanno troppi cacchi in Terraria, davvero troppi cacchi. Però è bellissimo proprio per questo. È meraviglioso. Queste me le voglio aprire a fine puntata. Ci sarebbero così tante cose da fare, ragazzi, che davvero non ne esci vivo. Io ne evoco giusto un altro così. Chi era quello? Ragazzi, abbiamo ucciso un PNG nemico che adesso diventa buono. Cioè, diventa buono. Il tassatore. Che strano. Forse ci devo parlare. No, forse lo devo purificare. Non mi ricordo il vanilla. Non me lo ricordo davvero. Però strano. Strano che sia comparso qui dentro. Vabbè, gli mando anche un po' di questi raggetti che male non gli fanno. Vediamo se per caso troppo qualche altra cosa. Sto sprecando 12 monete d'oro ogni volta che evoco questo ciccio ciccio. Perché non mi va di farmare la cosa. Aio. Poverino, guarda come soffre. Guarda come soffre. Dai, 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 lo stiamo sdrenando. Guarda come scendere, raga. Io non sto facendo niente. Vai, cicci, andate. Andate. Vai, su. Non mi fate fare brutte figure. E voilà. Mi sa che abbiamo finito, però. I luttini. Vediamo che abbiamo preso. Abbiamo preso il summoner. Il summoner, guys. Nient'altro di interessante. Sempre sti soliti martelli che ci serviranno successivamente. I fucili. C'era un piccolo rifle, se non sbaglio. Questo qui è una magia. Sono soddisfatto. Sono soddisfatto perché questo è troppo bello. Io lo tengo premuto così. Di notte ci servono le stelle cadenti? Mi metto qui. E mi arrivano dappertutto. Da ogni punto della mappa. Poi ho trovato anche questo che è. Lancia un vaso di magma. E non fa poco, eh. Fa 40 più 4 di damage. Cioè, non è malaccio. 40 di danno suo puro. Così. Senza colpo ferire. Vediamo se posso rendere figo il summoner. Vediamo un po' là. Questo qui. Sì, lo so che sì. No, non c'ha combo. Purtroppo. Forse questo. Cosa? Cosa? Sì. Ho capito, ma tutta sta roba vuole. Shittissima. Credo che sia tutta la roba. Ah, è tutta la roba pre-air mode. Potremmo farlo in live perché è una storia molto lunga, eh. Potremmo farlo in live questo farming. Ci sta. Ci sta. Allora, ragazzotti, io vi lascio qui perché? Perché c'è troppa roba al fuoco. Devo definire, devo sapere cosa andremo a fare, cosa non andremo a fare. Perché se no non sai più che pesci prendere. Ci stanno un sacco di mod che aggiungono cose nuove. Quindi, nei suggerimenti. È vero, dobbiamo andare a vedere anche un PNG. Nei suggerimenti, nei commenti, lasciate qualche suggerimentino, guys. Devo provare questo coso da solo. Devo provare questo vaso. Questo vaso in vaso. Gervaso. Il vaso del vaso. Pochi nemici da queste parti, eh. Dai, dai, dai. Lich's Beg. Ah, è vero! Una papera! No, questa è una storia molto triste. È una storia molto triste. Dove sono i miei nemici? Pronto? Pronto?
Questo allo è un po' sfigato, eh. Un po' troppo vicino a casa. Vediamo se qui becco un nemico. Niente nemici per Marcus Cron. Quando li cerca, eh. Quando. Considerate che quello lì è.